Buonasera, mi chiamo Bettini Ivano, vi presento il brigantino a palo Amor di Patria. Già sul sito si vede già altri filmati di, sempre di della lavorazione di questo brigantino. Adesso, come vedete, siamo in una fase avanzata del lavoro. Praticamente con mia moglie già ha costruito tutte le vele, io le sto, diciamo, bordando i fiocchi sui vari stralli. Vedete, porta quattro fiocchi, porta, va bene, fiocco di fuori, controfiocco e la trinchettina. Potete vedere qui nel primo albero di trinchetto il trevo, le vele di gabbia e i due velacci. Poi nell'albero di maestra potete vedere, sono già state bordate le vele. Il trevo, anche qui, le gabbie e i velacci. Stiamo mettendo poi dopo le vele di strallo qui, di gabbia e di velaccio qui, che andranno posizionate in questa maniera. Già ce ne vedete, potete vedere già una qui, già inserita. Poi qui nell'albero di mezzana già vedete la grande randa con la sua freccia, la controlanda, eccetera. Vedere tutti i paranchi che servono per il sollevamento del picco, tutti i vari paranchi anche per le manovre, eccetera. Qui sotto le doppie scotte che servono appunto per il brandeggio del bomma della randa. Ecco qui che adesso è libero, però dopo verrà posizionato sulla murata. Sono quelle che praticamente orientano la randa. Qui vedete il collare superiore, l'altro con le varie con le, i tarocci, qua tutti gli anelli che la tengono, serve appunto per farla scorrere sull'albero di mezzana. La coffa, le varie coffe che ci sono, coffe dell'albero maestro e le coffe di velaccio. E qua potete vedere tutti gli ammantigli che servono, quelli appunto per sostenere, tenere in orizzontale tutti i pennoni. Gli snodi, vedete lì dove ci sono tutte le trozze che servono appunto per il brandeggio degli alberi. Qui vedete la plancia, il comando, timone, qua viene la chiesuola con la bussola, qui sopra ci sono tutti i salvagenti che verranno posizionati qui sulle due alette, che come venivano posizionati nel caso appunto che ci fosse la caduta di un uomo in mare, rapidamente il marinaio, l'ufficiale di guardia che si trova in plancia, in una zona sopraelevata, poteva prendere e lanciare il salvagente, che vengono posizionati qui a prora e a poppa delle due alette. Qui vedete appunto l'apertura e la chiusura dell'ingresso per andare negli alloggi interni. Qui il tutto però si può togliere, così si accede, diciamo, a quelli che saranno gli organi del movimento del timone. Qui vedete appunto dalla losca esce appunto l'albero del timone, poi qui verrà. Vedete la losca del timone, qui verrà fatto tutto il meccanismo per il brandeggio del timone. Adesso vedete tutta la struttura che regge la poppa, potete vedere tutti i quinti deviati, eccetera, della cosa. Questa qui vedete tutta la cavigliera, se gliela mostri. Tichino un pochettino, la fai vedere tutta in sequenza. Ci sono tutta la cavigliera che regge appunto tutte le caviglie di ottone, sia nel lato di dritto che nel lato di sinistro. In più c'è un'altra potenza qui, che
per reggere tutte le altre cavigliere, perché le manovre qui erano veramente notevoli. Io le ho ridotte, però voglio dire, le ho rese essenziali, però diciamo ci vuole il rispetto di tutte, di tutti, diciamo, di tutti quelli che sono le manovre mobili di un veliero. All'interno qui si accede alla prima stiva, questa è la prima stiva dove qui verranno alloggiati anche qui i server che poi serviranno pure per brandeggiare i cosi. Vedete qua, si muove tutto, si apre negli alloggi dei marinai, anche qui. Qui la scaletta per accedere sopra alle manovre nelle potenze, eccetera, anche lì nelle alte cavigliere. Qua la seconda stiva, più piccolina, la stivetta, anche qui serviva, perché questo è proprio un veliero mercantile, cioè una nave che compiva operazioni commerciali. Praticamente questi qui venivano adibiti al carico di ogni, di tutto, di carbone, lana, ogni materiale trasportavano. Questo qui è l'altro alloggio, anche qui uguale come quello, alloggi sempre per il marinaio, callo del nostromo, e tutto quanto serviva appunto per, diciamo, far navigare un veliero così complesso. Balaustre, poi qui adesso, qui non è ultimato, ci andranno ultimate non solo le sarte con le griselle, ma poi ci saranno tutti gli stralli di gabbia, dell'alberi bassi fino a dei velacci, dei controvelacci, eccetera. Qua davanti, davanti vedete già è posizionata un'ancora tipo ammiragliata, va bene, già sulla gru di capone, caponata lì, eccetera. Vedete che la catena corre dentro tutti, dentro corre liberamente. Qua avrà fatto il vericello, sempre a bilanciere. Verrà posizionato in questa maniera, poi sotto ci verrà fatto un altro foro dove le catene andranno nel pozzetto delle catene. Adesso la posizioniamo in alto, il brigantino, così lo potete vedere anche dalla parte sommersa, nello scafo. Potete vedere tutto come è stato chiuso, il fasciame e tutto qua. Ecco, qui vedete lo specchio di poppa. Qua dopo vi verrà adesso, ho messo questo, ma poi alla fine verranno tutti i decori con il nome scritto Amor di Patria qui sopra. Chiaramente il nome Amor di Patria negli anni, nel 2012, sembra un po' anacronistico, però dal momento che questa costruzione deve essere collocata nel contesto storico, questo era un veliero di fine 800, dei primi del 900, per cui il nome Amor di Patria si intonava perfettamente con quei tempi in cui c'erano un po' nazionalismi nascenti o già radicati, capito? Ecco, per cui via. Non c'è nulla di diciamo di nuovo. Si tratta di collocare il veliero in quei secoli. Si tratta certamente di un veliero di circa 200 anni. Potete vedere tutto lo slancio di prora qui, il buon pezzo. E soprattutto la linea, vedete la linea d'acqua, eccetera, la divisione tra l'opera viva e l'opera morta.
ne so. Volevo far vedere inoltre un fatto, perché molti mi scrivono nei commenti dicendo perché gli aggiungo la zavorra. La zavorra, vedete, vi faccio vedere adesso, spostando, ruotando il veliere in questa maniera, potete vedere che la chiglia è stata, è stato praticato nella chiglia un foro, vedete? Questo foro qui dentro c'è tutto un cassetto, va bene, in cui io praticamente inserisco la zavorra, una lastra di acciaio con il contrappeso di piombo, qui, e viene bloccato all'altezza degli alloggi, va bene, con un dado passante, per cui non c'è nulla di irregolare. La linea dello scafo, del veliero, rimane sempre questa, cioè è praticamente perfettamente con i tempi la linea, questa è la linea di base. Però se io lo voglio far navigare questo qui senza la zavorra, non potrebbe. Di conseguenza, ecco, ho adottato questa cosa, come lo fanno un po' tutti i modellisti. Io ho visto tanti, fanno questa, diciamo, questa modifica. Tagliano la chiglia qui e praticamente serve per l'inserimento della zavorra. Potete vedere tutto lo scafo, la costruzione, è tutto in legno, in mogano, locumè di 6 mm, vedete? Pesa un pochettino, pesa. Perché un veliero, nessuna barca a vela può navigare senza avere la zavorra, nessuna, perché se non andassi in baricentro, praticamente si ribalterebbe e poi soffrirebbe molto dello scaroccio e della deriva. Ecco. Grazie della visione, vi ringrazio, alla prossima quando sarà finito e navigante.